Come sappiamo dalla storia della Basilica, è nata prima di tutto da un sogno di Don Bosco. Se vogliamo fare un commento di che cos'è oggi la Basilica, bisogna dire che è nata in un sogno e si è avverata completamente in questo sogno. Se facciamo un confronto tra questa planimetria, che riassume un po' tutto il quartiere dei Salesiani e delle Suore qui a Valdocco, ecco, diciamo che tra il vederla, il concepirla e realizzarla, nessuno si sarebbe immaginato il protagonismo che prende questa basilica nel contesto del quartiere salesiano di Valdocco. Come appare adesso la basilica? Anzitutto, vedendola da un punto di vista esterno, non si può isolarla, ma bisogna commentarla nel contesto, ed è proprio il contesto che gli dà questa luce stupenda, che sembra una luce propria, perché è così illuminata in tutte le parti, in tutti i suoi passaggi chiaroscurali, al punto che diventa così un'armonia di forme e di ombre che rivelano il tutto come un disegno fantastico, come un disegno combinato ad arte. Questa visione della facciata, vista così accidentalmente, crea una prospettiva grandiosissima per l'effetto delle colonne che diventano enormi e danno un senso di sostenimento a tutta la facciata con una forma poderosa proprio. Sembrano aumentate di volume. Ecco, questo è anche un segno particolare che offre l'immagine della facciata, che fotograficamente rendono soprattutto per la lettura dei particolari.